Ciao a tutti amici, in questo video vi parlerò delle celle di Peltier. Allora, tempo fa ho riparato un mini frigo da campeggio e avendo acquistato due celle di Peltier, le celle di Peltier sono queste, una mi è avanzata e oggi farò questo video dedicato a queste celle. Farò vedere le caratteristiche e il loro funzionamento. La cella di Peltier, come dice su Wikipedia, è un dispositivo termoelettrico costituito da molte giunzioni ad effetto Peltier. Se volete maggiori informazioni, leggetevi tutto l'articolo qua di Wikipedia. Praticamente è definita anche come una pompa di calore la cella di Peltier, perché se noi andiamo a ingrandirla, alimentando questa cella più e meno, da una parte sarà calda e dalla parte opposta sotto sarà fredda. Però invertendo la polarità cambierà, questa qua sopra sarà fredda e quella sotto sarà calda. Allora, vediamo un attimo anche questo disegno che ho visto prima. Ok, vedete? Alimentazione, questa è la cella. Deve essere per forza dissipata perché dalla parte del calore potrebbe bruciarsi istantaneamente se l'alimentate dopo pochi secondi perché si scalda troppo e le giunzioni si bruciano. Dunque serve per forza un dissipatore che riesce a dissipare la potenza di questa cella, il caldo di questa cella. Più riesce a dissipare, più dall'altro lato si crea il freddo, si crea la parte fredda. Più corrente mettiamo nella cella e più lei riesce a raffreddare. Ovviamente dall'altra parte scalderà di più. Allora, questa cella che ho io è una cella che deve essere alimentata a 12 volt, assorbe circa 4 ampere a 12 volt e riesce a, diciamo, raffreddare un mini frigorino di quelli da campeggio, diciamo, a circa 15 gradi, 15-10 gradi, dipende da cosa mettete all'interno, se mettete tanta roba. Un'altra cosa che ho letto c'è scritto che il rendimento è molto basso rispetto all'energia utilizzata per fare il suo compito. Il dissipatore deve far restare sotto i 75 gradi per asportare il calore. E dall'altro lato andrà un altro dissipatore perché la temperatura dall'altro lato senza dissipatore scende al di sotto dei 0 gradi. Poi lo vedremo nell'esperimento. Ok, dopo se volete leggere altre cose ve le leggete. Ora andiamo a fare la prova e vedere come si comporta. Ok, ora andrò a alimentare la cella e partirò da una tensione molto bassa. Mettiamo da 4 volte. Meno. Vedete che assorbe già 1 ampere. Ora vi faccio vedere la temperatura, anzi abbassiamo perché scotta già, da una parte scotta già. Ok, andiamo a vedere la temperatura. Adesso qua vediamo una temperatura di 20 gradi. Da un lato sta già scaldando, infatti andiamo a vedere che temperatura c'è da una parte. Non metto il dito perché vado a influenzare la misura della temperatura. Qua siamo già a più di 40 gradi. Ok, dall'altro lato andiamo a misurare.
22. Proviamo ad alzare un po' fino ad assorbire un ampere. Ok, ora vi faccio vedere, qua starà già scaldando, sarà già bella calda dall'altra parte. Riandiamo a vedere la temperatura. Siamo a 40 gradi, 42, 43, diciamo in circa saremo 50 gradi. Ora prendo un dissipatore, metto la parte calda sul dissipatore e andiamo a vedere sul lato freddo quanto è scesa. Vedete come scende molto velocemente? Perché adesso gli sta portando via il calore il lato caldo. Vedete che è già 9 gradi, 8. Se non mettiamo un dissipatore anche qua, va sotto 0 gradi. Alziamo un po', siamo a 3 volt, la cella può essere alimentata a 12 volt massimo, 12-13 massimo. Passiamo a 4 volt. Metto questo pezzo di legno perché con il dito influenzo molto dal lato freddo la misura della temperatura. Siamo a 3 gradi. Alziamo ancora un po'. Andiamo benissimo al di sotto dei 0 gradi. Sì. Continuiamo a alzare. Alziamo anche la corrente. Ok. Zero gradi. Ora comincerà a scaldare un po' il dissipatore. Siamo a meno 4, meno 5 gradi. Infatti è freddissimo. Si sta già formando la brina. Si sente il freddo. Ok, meno 8, meno 9, ok. Abbassiamo un po'. E per poterlo sfruttare al massimo bisognerà mettere un altro dissipatore dal lato freddo. Qua ci sarà il freddo e di qua ci sarà il caldo. Ora possiamo aumentare benissimo ai nostri 12 volt, perché l'elemento, essendo dissipato, non rischia di danneggiarsi. Alziamo la corrente, adesso siamo andati oltre 13, facciamo 12, diciamo come fosse, perché la batteria della macchina, 13 qualcosa. Allora, qua sotto il dissipatore sta scaldando, sopra abbiamo il lato freddo, abbiamo un assorbimento di 4,4 ampere. Spostiamo a 13 volt. Anche per quei mini frigo che praticamente utilizzano queste celle, possono essere alimentati anche dalla batteria dell'auto. Dunque la tensione dell'auto arriverà a 13,8, anche 14 volt col funzionamento del motore della macchina, può arrivare anche oltre 14 volt quando è in carica la batteria. Andiamo ora a vedere la temperatura sul lato caldo. Lo inserisco proprio così dentro il dissipatore. Il suo lavoro è intorno ai 70-75 gradi, come scritto su Wikipedia. Per mantenerlo così, se scalda troppo o lo mettete più grosso o ci mettete una ventola che porta via un po' di calore. Adesso siamo a
57 gradi, 58, siamo sui 60 gradi. Andiamo a vedere la parte della parte fredda, del lato freddo. Io qua la sento bella fresca. Siamo sui 16 gradi. Adesso però non stiamo portando via tanto calore perché il dissipatore è piccolo e il dissipatore quello sotto sta scaldando molto, infatti ha passato i 60 gradi. Questo dissipatore è troppo piccolo. Siamo già a 70 gradi. Rivediamo la temperatura dall'altra parte. Sette, 16. Siamo arrivati a 16 gradi. Se io adesso dovessi invertire la polarità, la parte fredda diventerà quella calda e la parte calda diventerà quella fredda. Però ovviamente non si può fare subito perché ci sarebbe uno sbalzo di temperatura molto elevato e potrebbe bruciarsi la cella. Dunque meglio togliere l'alimentazione, aspettare un attimo che la cella si raffreddi e metterlo al contrario, invertendo i dissipatori, perché dovrebbe lavorare del doppio la cella. Se noi la giriamo e mettiamo il dissipatore quello caldo sulla parte fredda, deve fare un lavoro esagerato. E così anche dall'altra parte. Meglio spegnere l'alimentatore in questo caso, aspettare un attimo, togliere il dissipatore, togliere quell'altro. In pochi minuti lei prende la sua temperatura normale. Vedete che adesso abbiamo una tensione di 1,3 volt perché un lato è già caldo e uno è freddo, più fresco diciamo. Se io vado ad aumentare con questo fono il caldo, il lato caldo, dovrebbe aumentare anche la tensione. Vedete? 6. Perché più è la differenza tra le due superfici della cella, più tensione si ottiene ai capi della cella. 1,4, 1,5, 6. Ok, praticamente funziona proprio quasi come una pompa di calore. Ovviamente il rendimento, come è descritto su Wikipedia, è molto basso. Serve molta corrente per produrre sia caldo che freddo. Se vi è stato utile questo esperimento, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.